Gennaro Bosso, referente per le attività di sostegno dell'Istituto Professionale Mattei. In questa scuola ci sono allievi diversamente abili che hanno delle problematiche. Quali sono? Allora, noi abbiamo circa 40 alunni diversamente abili. Una decina di essi arrivano a scuola con i mezzi di trasporto forniti dall'ente provincia fino al 31 dicembre. Dal 1 gennaio queste competenze del trasporto scolastico e l'assistenza specialistica fornita sempre dall'ente provincia politiche sociali è stata interrotta, o meglio c'è avvenuto un passaggio di consegne alla regione, cosa che però di fatto non è mai avvenuta. Quindi fino a dicembre la forniva la provincia? Fino al 31 dicembre era di competenza dell'ente provincia, dal 1 gennaio è di competenza delle regioni, che dovrebbero poi delegare negli ambiti territoriali che non sono mai stati costituiti. E quindi questo pubblico servizio è stato interrotto così repentinamente, senza dare più possibilità a questi ragazzi di usufruire né del trasporto scolastico né dell'assistenza specialistica. Parliamo di ragazzi autistici, o di ragazzi che hanno gravi disabilità motorie, e quindi di fatto 8 ragazzi del nostro istituto non frequentano dal 1 gennaio, quindi dal 7 gennaio, dal rientro delle vacanze natalizie, e in più ci sono ragazzi di tutta la provincia di Caserta, quindi saranno 120-140 studenti che non stanno andando a scuola, non stanno frequentando le loro scuole. L'assistenza specialistica è legata solo ai ragazzi autistici o a tutti? No, erano delle ore fornite sempre da enti privati che avevano vinto gare con la provincia, hanno vinto una gara con la provincia, ed era fornita ai ragazzi con gravi disabilità in generale, soprattutto autistici. Erano tutti ragazzi laureati in psicologia o pedagogia che davano una mano e coadiuvavano i docenti di sostegno. Quindi ora questi ragazzi non ci sono più? No. Quindi abbiamo dei posti di lavoro perduti, ma soprattutto un'assistenza che è stata praticamente negata. Dimezzata, un'assistenza specialistica che negata. Non esiste più, negata. Un servizio di trasporto scolastico negato, e con gravi conseguenze proprio, è stato proprio, diciamo, leso proprio il diritto allo studio, perché questi ragazzi di fatto non stanno frequentando né nel nostro istituto né in altri istituti della provincia di Caserta. Io poi mi sono attivato, ho chiamato, ho telefonato alla dottoressa De Felice della provincia di Caserta, che era responsabile della provincia di Caserta, dell'ente provincia di Caserta, che mi ha semplicemente detto che il servizio è stato praticamente, la competenza è trasferita alle regioni. Di fatto la cosa che mi chiedo, come mai la provincia, saputo che queste competenze dovevano passare alla regione, non abbia comunicato i nominativi dei ragazzi che usufruivano di questi servizi, e quindi la provincia, diciamo, finito il proprio servizio, se ne è lavata le mani. Alla regione poi ho chiamato alla dottoressa Romano delle politiche sociali, faccio i nomi e cognomi così siamo più tranquilli, la dottoressa Romano delle politiche sociali, che non sapeva di chi fosse la competenza, e mi ha rinviato alla dottoressa Calabresi, che poi è la dirigente dell'assessorato all'istruzione. Anche lei cadeva, diciamo, dalle nuvole, perché poverina non sapeva della cosa, e mi ha detto di richiamarla perché nel frattempo si sarebbe informata di chi era, di chi fosse la competenza. Questo quando accadeva? Questo accadeva i primi giorni di gennaio, subito dopo il rientro delle vacanze, perché questo servizio è stato interrotto bruscamente. Quindi quando abbiamo visto dei genitori che non potevano più accompagnare i figli, non potevano più far venire i loro figli a scuola, mi sono attivato io. Devo dire, i genitori, forse per le loro problematiche, non hanno manco protestato. Questa è un'altra cosa che ci fa rabbia. Ma ad oggi, che è 18 febbraio... Ad oggi 18 febbraio... La dottoressa Calabresi, la dirigente dell'assessorato all'istruzione. Le ha dato ulteriori informazioni? No, mi ha detto di richiamare, poi mi ha dato anche un altro nominativo di una dottoressa che si chiama Savastano, che anche lei era praticamente non a conoscenza dei fatti. Diciamo Ma che da quello che mi è sembrato... Non a conoscenza di quali fatti? Non era a conoscenza del fatto che le competenze del trasporto scolastico e dell'assistenza specialistica agli alunni diversamente abili gravi, parliamo anche di autistici, erano state trasferite alle regioni. Quindi praticamente ignoravano completamente questo passaggio di legge. Ignoravano completamente il problema, il passaggio, questi dirigenti. Mi sono poi rivolto, non faccio il nome, anche un consigliere regionale
molto diciamo noto. Che partito? Almeno il partito. Almeno il partito, possiamo sapere. Possiamo dire del Partito Democratico. Cioè il PD. Del PD, che mi aveva assicurato diciamo un suo interessamento per la vicenda, ma tutt'oggi noi non abbiamo. Stiamo sempre parlando degli inizi del mese di gennaio, pure per il consigliere regionale. Consigliere regionale fine gennaio. Fine gennaio. Quindi il consigliere regionale nel giro di 20 giorni ancora non si è fatto sentire per non dire la sua. Non si è fatto sentire, mi ha semplicemente detto che questo passaggio doveva arrivare, questi fondi poi delle regioni sarebbero stati trasferiti ad ambiti territoriali non ancora meglio definiti. Nel frattempo, insomma, in questo passaggio tra provincia e regione non è proprio avvenuto. È avvenuto il passaggio di competenze, il trasferimento delle competenze sulla carta, ma passaggio di consegne non c'è stato di fatto, perché anche la provincia a mio avviso è deficitaria, è inadempiente, perché in un passaggio di consegne anche la provincia si sarebbe secondo me dovuta attivare e comunicare quantomeno i nominativi dei ragazzi che avevano questi bisogni. Quindi in pratica la provincia avrebbe dovuto informare. Ma la regione doveva già sapere perché è una norma di legge, certo. E quindi comunque loro ignorano addirittura una legge dello Stato. La regione però si sono organizzati, perché poi hanno fatto un bel incontro sull'autismo, molto bello, molto importante e coinvolgente, anzi siamo pure all'avanguardia, perché c'è una legge regionale che è stata approvata anche in altre regioni, che ha fatto diciamo presa anche su altre regioni, però poi di fatto i ragazzi non possono venire a scuola. Perché viene legato. Quindi in pratica la regione Campania è all'avanguardia dal punto di vista normativo, perché è stata promotrice di una legge sull'autismo che è stata presa a modello da altre regioni italiane, sì. Però nella regione Campania non si attua. No, nella regione Campania si attua questa legge, non ha nulla a che vedere con diciamo, il trasporto scolastico dei ragazzi e l'assistenza specialistica. Io volevo dire che siamo bravi a fare le norme, siamo bravi a fare le leggi e poi sulle cose più pratiche, più vicine ai ragazzi, non lo siamo. La cosa più vicina era quella di assicurare il servizio di trasporto e di assistenza specialistica.